Le sue origini sono radicate a Veroli, dove sua nonna Filomena ha vissuto per anni nel quartiere San Paolo, nel cuore del centro storico. Oggi Sua Eminenza Cardinale, Monsignor Matteo Zuppi, torna a Veroli per diventarne cittadino onorario. L'aula consiliare ha accolto l'illustre ospite arrivato da Bologna per consegnargli, per mano del sindaco Simone Cretaro, le chiavi della città, prima della concelebrazione presso la Basilica di Santa Salome insieme al vescovo Monsignor Spreafico, l'abate di Casamari, Don Loreto Camilli e con i sacerdoti verolani. È una gioia per me, perché soprattutto non soltanto per il passato, ma per quello che ho ascoltato, per la consapevolezza che ho trovato, per le parole dette, per una città che vuole conservare le radici ma vuole dare frutti per il futuro. Unità e speranza, lavoro, quindi in fondo è la caratteristica anche di Veroli, cioè come è stato detto, gente fiera e laboriosa. E qualche volta non c'è il lavoro e qualche volta si perde anche la fierezza. Oggi c'è tanto bisogno di guardare al futuro, di lavorare e di consegnare a chi verrà dopo un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. E pensando a Veroli che è in alto, io credo che lui ha ereditato lo sguardo dall'alto, cioè Matteo è un uomo che guarda il mondo, che è un uomo che ha portato dentro il suo cuore questa parte di origine verolana e l'ha fatto diventare un DNA come uno sguardo largo sul mondo. Penso alle sue iniziative, alle trattative di pace in Mozambico, credo al suo amore per i poveri, anche a questo sguardo profondo sulla realtà, perché oggi abbiamo bisogno di vivere di sogni e di visioni, siamo troppo concentrati sull'oggi e non pensiamo al futuro. Una bella pagina per la nostra città di Veroli, che si arricchisce con un cittadino onorario illustre e va ovviamente annoverato tra le persone illustre della nostra città. Credo che sia un personaggio importante che sta facendo tanto non solo nell'ambiente religioso ma anche sociale e culturale, e credo che per la nostra città sia un motivo di orgoglio oggi poterlo avere tra i nostri concittadini. Ha un cittadino prestigioso che con la sua opera, quotidiana e personale, ha mostrato doti straordinarie e soprattutto un esempio da seguire, fatto di pace e di vicinanza verso gli ultimi, un esempio soprattutto per i tanti giovani della nostra città.